Giuseppe, dimmi. Ascolta, aiutiamolo questo Benson, dai, che è Vabbè, caduto in amico mio, aiutiamo disgrazia. Richard Benson. Ma a parte che Ho la gente che ci capito, sta ma ascoltando, pure molte voi, persone dicono: insomma, ma chi lì cazzo è? c'è Parenzo pure che è benestante, è una persona tanto, Vabbè, aspetta, della fermo, fermo che corretta, lo ma chiamiamo. scusa. Aspetta, fermo che lo chiamiamo. Musica prima, musica, musica, musica. Pronto? Richard? Sì? Ciao, sono Giuseppe Cruciani dalla Zanzara, come stai? Bene, Come te la... bene. ho No, visto. non tanto bene. Ho visto, come te la passi? Mi spiace. Non tanto bene, purtroppo. Senti, Richard, ma com'è che hai voluto fare questo appello? Davvero sei rimasto senza un euro? Ma proprio zero, zero totale? Zero totale. Cioè zero proprio, cioè non, in banca quanto hai? Niente. I debiti no, Debiti nessuno. debiti nessuno, però proprio non riesci ad arrivare a fine mese. Come campi, come magni? Mia moglie mi cucina la pasta fatta in casa. Ah. E dunque questo appello per chi è? Cioè, ho sentito che tua moglie chiede aiuto a Berlusconi addirittura. Come mai proprio a Berlusconi? Perché sono molto amico del figlio Pier Silvio. Ah, di Pier Ah, molto Silvio. bene, molto bene. E tu dici che te può dare una mano a Berlusconi? Sicuramente. Ma che vorresti da Berlusconi? No, no, mi dà anche un programma televisivo con Barbara D'Urso. Ma Ah, vabbè. quando? Dura un'ora e mezza, mi pare. Ah, domenica dici, domenica live. Sì. Dici, ti invita lì e intanto ti dà qualche euro, diciamo, di rimborso, diciamo, no? No, mi dà un sacco di soldi. E quanto ti dà? Non lo so di preciso. Ma avete già fatto l'accordo o no? A parole, A parole, a l'accordo è a parole. Cioè parole. andrai lì dalla D'Urso e diciamo poi ti daranno dei soldi, diciamo, no? Se, Certo, ma è dice, questo il discorso. ma dice che vuoi anche una casa, ha detto tua moglie, ho letto da qualche Sì, parte. abbiamo bisogno di una casa. Ma scusa, tu una volta non eri, cioè tutti i soldi che hai guadagnato, quanti ne hai guadagnati in tutta la tua carriera? Ma che ne so, tantissimi. E che hai fatto? Dove hai buttati? Se spendono i soldi, E vanno come via come il vento, eh. Si spendono, Richard? Scusa. Sono passati così tanti anni, che ne so, Se ma no. come ricordo io, i soldi se ne vanno via come il vento, ti ho detto. Ah, ho capito, ho capito. Come. Possibile che non mi vuoi ascoltare? No, ti sto. Non capisci? Esatto, hai ragione, non capisci niente proprio. Non capisci nulla, Cruciani. No. Scusa, Riccardo, scusa, scusa, ma No, quello non Richard, capisci niente. scusami, Richard, ma come mai che sei finito così male, diciamo, dal punto di vista anche fisico? Ti ho visto stravolto, distrutto. E mi sono ammalato di cuore, non riesco neanche a respirare. Ah, Mamma e i mia, povero. denti? E i denti che ho visto? E i denti mi hanno buttato una lattina contro i denti, il pubblico, Sì? e si sono tutti distrutti. Dunque tu diciamo nell'ordine di che cosa sei malato? Perché ti ho visto veramente male in quel filmato. Sei malato di cuore? Di che cosa sei Sono malato? malato di cuore, Di cuore, cioè hai non problemi? riesco a respirare. Ah, proprio grandi difficoltà di... E come fai a fare programma in televisione? Sei ospite, diciamo. Vai ospite. Sì, ma riesco anche a fare i concerti, eh? E come... Anzi, spero di morire sul palco. Addirittura. Addirittura. Beh, speriamo di non morire, No, di però morire questa più. qua è una cosa che molte persone... È interessante questa cosa. Cioè tu, la cosa che speri in realtà è crepare sul palco, diciamola tutta. La chitarra la suono ancora in maniera velocissima. Ma da quanto tempo è che fai in concerto, però? No, l'ho fatto recentemente. Senti una cosa, ma io voglio capire una cosa, ma ancora ce l'hai la voce? Cioè la voce, facci sentire un po' la voce, tirati un po' su, facci sentire un po' la voce forte di Richard Benz. Scusa, amico mio, Oh, amico mio, ma non c'è. ma tu stai un leone, stai. Ma non c'hai problemi cardiocircolatori, scusa, Richard. Sì. Ho capito, Ma però come sì? riesci a Hai urlare. fatto un boato e poi dici sì Hai tranquillamente. fatto un boato Si pazzesco. sono spaccate qua, mi sta chiamando Radio 24, la Confindustria, sono spaccati i vetri della Confindustria qui. Sei spettacolare. Ancora c'hai una forza pazzesca, dillo a tutti. C'ho una forza incredibile dentro di me. Incredibile, altro che. Io ti ho visto malissimo in quel filmato, mi confermi che sei un leone in realtà, o no? Il fatto è questo. Sì, dimmi, Il dimmi. fatto è questo, sentiamo, va bene. Che Pazzesco. praticamente c'ho Sì. la forza di un Appunto, Sì, dico, questo si questo sì. capisce.
Però sono malato di cuore. Lo so, però amico mio, ti fanno male pure queste urla, no? No, invece ma che si urla così, ragazzi? Ma è incredibile. Ma dice che le cure costano troppo, no? Cioè... Sì, le cure non riesco ad affrontarle proprio. Quali cure? Cioè, di che cure hai bisogno? Di che medicina hai bisogno? La lista delle medicine. La lista? Beh, lunga. È lunga. Solo, Sì, pia lista, sì. Boh. Francamente. No, aspetta, vediamo la lista. Fa un urlo così. No, però. Sì, ho capito, però, ragazzi... Ma è roba incredibile. Comunque, sta male. Boh. Mamma. Beh, non ci credere. No, lui non ci crede. No, Parenzo non ci crede. Per carità, io ci credo. Sì, ma uno che fa un urlo così, secondo me. Comunque, dai. Senti un po', ma ho visto che fumi. Riesci? Il medico ti dice che puoi fumare? Io fumo quanto mi pare, faccio quello che mi pare. Io mi ritengo un uomo completamente libero. Non me ne frega un cazzo bravo. Di quello che dicono i medici. Bravo, bravo, bravo. Dunque, tu quante sigarette fumi? Ti faccio la lista delle medicine. Fammi la adesso. Lista, sì. Fammi la lista. Allora, Aldactone. Sì. Cardioaspirina. Sì. Lassix. Sì. Lopresor. Sì. Pantroc. Sì. Tavor. Sì. Zestril, sì. Alzon. Sì. Quant'è tutto il conto totale? Non lo so. Non lo sai, più o meno? Più o non meno. Lo so. Di quanto avresti bisogno al mese per campare bene, diciamo, per stare decentemente? Cioè, così facciamo un po' il conto, chi ci ascolta magari può dare una mano. Direi 3.000 euro al mese, sì. 3.000 euro andrebbero bene, diciamo, no? Sì. 3.000 euro andrebbero bene. Senti una cosa, ma quante fisiche sigarette fumi al giorno? E che te frega? Ma è così, di quante sigarette fumo al giorno? No, t'ho visto con le mani che erano molto piene di nicotina, dunque sicuramente saranno un pacchetto e mezzo, due addirittura. Ma giustamente, a te te frega un cazzo, vuoi morire sul palco? Che te frega di fumare? Hai detto che vuoi morire sul palco? Comunque, l'appello l'abbiamo fatto, 3.000 euro al mese, io spero ma che... Ma che appello è, ragazzi? Ma che vuol dire fare l'appello in radio per dare dei soldi? Ma ragazzi... Ma sta messo male, hai visto? Dice che non arriva alla fine... Sì, scusa, in questo momento qua, in banca, nella tua conto corrente, a meno che io non c'è... Io in banca non ho niente, ti ho detto! E tua moglie? Non farla arrabbiare! E mia moglie non c'è un cazzo! Manco lei! Passamela un secondo, Richard, scusami! Ti devo passare pure mia moglie. Passami un attimo Esther, un attimo, sì. Pronto? Ciao Esther, scusami. Ciao, caro. Com'è la situazione? Allora, tu in banca quanto avete voi? Allora, in banca abbiamo, penso, 7-8 euro. Eravamo delle persone molto benestanti, stavamo molto bene economicamente. Dove sono finiti tutti questi soldi? Lui ha detto, sì, vabbè, la vita costa. Beh, un sacco di soldi li avete buttato via allora. Ma non è che li abbiamo buttati via, è che abbiamo fatto degli investimenti sbagliati, abbiamo comprato delle cose che non dovevamo comprare, tipo vestiti o troppe chitarre. Quanti soldi avete buttato via? Sì, ma no, non erano tanti soldi, non erano tanti. Non erano tanti, No, non erano tanti, non è che siamo parlati di cifre iperboliche. Vabbè, 1.000.000, diciamo. No, assolutamente. Molto di meno. Vabbè, passamelo per un saluto finale. Ciao, amica mia. Ciao. Ripassamelo un attimo, così lo saluto. Te lo ripasso, grazie. Che situazione, ragazzi. Sì, dimmi. Caro Richard, grazie di tutto. Io spero che tutto si sistemi, tutto vada a posto, tutto regolare. Io vorrei salutarti perché io so che tu sei vivo. Sì. Salutami a modo tuo, col tuo classico urlo alla Richard Benson. Vai, Richard! Mamma mia! Mamma raga, ma siete pazzi, ragazzi! È vivo! Altro ma che morto! Ma cosa sono vivo! Ma sono vivo! Normale. Sono vivo! No, ma quante scusa, sigarette ma... fumi? Dimmelo! Quante? 50. Ma sarà mica normale, tre però, ragazzi. Tre pacchetti sì, al giorno. Sì, però, ragazzi miei, fidati di me. Ti saluto. No, ma ti non basta Richard. Fare sti urli! Ciao, basta fare sti urli! Richard numero uno, ciao.